rappresentanza del Comando Regionale Abruzzo e della Scuola Ispettori e Sovrintendenti dell'Aquila, sezione Anfi della provincia dell'Aquila, pronte per la rassegna. Grazie. Come polizia tributaria, economico-investigativa, possiamo agire sulle leve che ci sono, come dire, più abituali, che sono innanzitutto il recupero di materia imponibile sottratta a tassazione, quindi il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Poi, molto importante, il contrasto della mala gestio della spesa pubblica, perché se la spesa pubblica viene gestita e spesa bene, ovviamente maggiori risorse entrano nelle casse dello Stato, e poi la tutela del mercato dei beni e dei servizi. Contrasto all'evasione fiscale, alle frodi, all'economia sommersa e illegale, in tutte le sue forme, controlli sulla spesa pubblica e attenzione ancora altissima sugli ingenti flussi economici della ricostruzione post-sismica. Questo è lo scenario d'azione illustrato dal generale Flavio Agnello, comandante regionale della Guardia di Finanza, in occasione della cerimonia del 424° anniversario della fondazione del Corpo, celebrata nella caserma Tito Giorgi dell'Aquila. Durante la cerimonia sono stati premiati i militari delle Fiamme Gialle che si sono particolarmente distinti. Toccante poi l'intitolazione della palestra al luogotenente Demetrio Antonio Mariani, prematuramente scomparso. La cerimonia è stata poi l'occasione per snocciolare qualche numero dell'attività svolta nei primi 5 mesi del 2016 dalle Fiamme Gialle. Per quanto riguarda l'evasione fiscale sono state 55 le denunce, 2 gli arresti, 3,4 milioni di euro il valore dei beni già sequestrati, ma c'è una richiesta di sequestro per altri 5,8 milioni. 124 sono poi lavoratori in nero scoperti, 50 datori di lavoro denunciati. Per quanto riguarda la ricostruzione post-sisma sono 3,3 milioni di euro i contributi illecitamente richiesti o percepiti, scoperti a seguito di serrati controlli su oltre 18.000 appalti. Sono poi 29 le persone segnalate all'autorità giudiziaria, ben 19 milioni il valore dei beni sequestrati. Dedicheremo una particolare attenzione ai flussi di spesa che sono connaturati alla ricostruzione post-sisma. Voi sapete che stiamo andando avanti, come dire, a spron battuto per quanto riguarda le provvidenze che arrivano dal governo, sia per l'edilizia privata che per l'edilizia pubblica.